Amici del Quotidiano di Sicilia, siamo in un videocollegamento con il presidente di Croce Rossa Catania. Sto parlando di Stefano Principato. Buon pomeriggio, Stefano. Buon pomeriggio a voi. Innanzitutto, grazie per aver accettato il nostro invito e grazie anche e soprattutto per il lavoro che Croce Rossa sta svolgendo, in particolar modo in questo periodo. Più di sempre, appunto, è notizia ormai tutti i giorni che purtroppo c'è questa guerra tra Russia e Ucraina, ed in tal senso Croce Rossa è in prima linea. Ecco, cosa state facendo voi nello specifico nella città di Catania? Noi ovviamente a Catania, un po' come diceva poc'anzi benissimo anche lei, diciamo in tutto il mondo cerchiamo di dare risposte qualificate a questa importante emergenza. E quindi anche Catania ci siamo mossi, ovviamente col coordinamento della prefettura di Catania, in supporto al comune di Catania, e abbiamo immaginato del desk di accoglienza, soprattutto all'aeroporto di Catania, perché come sapete benissimo, chi al momento si trova lì in Ucraina e i tanti sfollati o rimangono lì oppure cercano di raggiungere il confine e alcuni addirittura arrivare fino al nostro, diciamo, alla nostra città di Catania, per lo più appunto con gli aerei. Il più gettonato è l'aereo che da Cracovia, il tratto Cracovia-Catania. E quindi si immagina di fare appunto un help desk proprio lì e laddove vi siano persone che necessitino un'accoglienza in qualunque ora del giorno e della notte, il personale di Croce Rossa con i loro mezzi arriva lì all'aeroporto. Assistiamo queste persone in tutta l'attività sanitaria che bisogna fare e quindi grazie a un accordo che abbiamo avuto con l'ASP di Catania e col commissario Covid Liberti, proprio lì all'aeroporto abbiamo la possibilità di poter fare il tampone, laddove necessita anche la possibilità di poter fare il vaccino, di dare il Green Pass, nonché anche l'STP, che è quel codice che gli permetterà di poter usufruire di tutti i servizi sanitari che lo Stato italiano riconosce a ogni cittadino italiano. Fatto che sia una parte piuttosto importante, li accompagniamo nelle strutture di accoglienza individuate al Comune di Catania e quindi è un'attività piuttosto importante e complessa che ci pone ovviamente un contatto diretto con queste persone che più delle volte sono molto provate perché tutti quanti hanno lasciato qualcosa, ma soprattutto hanno lasciato qualcuno lì a combattere e quindi può capire l'emotività dei volontari che comunque sono abituati purtroppo a scenari simili, perché ricordiamo che noi come Croce Rossa Catania siamo stati impegnati per molti anni sul molo con la situazione nordafricana. Purtroppo le tragedie hanno questo denominatore in comune, che è la disperazione, e quindi purtroppo sono film già visti su cui ovviamente i volontari di Croce Rossa cercano di dare risposte qualificate. Esatto, e quindi voi sostanzialmente siete i primi frontman, no, di queste persone, perché appunto appena arrivano in aeroporto voi li accogliete sia da un punto di vista sanitario, per vedere appunto chi è vaccinato piuttosto che chi non ha il vaccino, ma anche per fare un semplice tampone, ma più che altro siete le prime persone che avete appunto avete modo di parlare con questi rifugiati. Cos'è la cosa che vi chiedono appena vi vedono? Sì, sono ovviamente scosse, quindi ovviamente cerchiamo sempre con molta discrezione perché capisce benissimo che la situazione è molto delicata. Infatti abbiamo pensato di non iniziare proprio lì una sorta di supporto psicologico perché non era neanche il posto, non era neanche adeguato. Quindi diamo la nostra attenzione, il nostro supporto. E sì, delle cose più particolari che ci hanno richiesto, e ormai è quasi diventata una tappa che facciamo spesso, è quella di vedere il mare. Per esempio, ci sono alcuni cittadini del Kiev che ci hanno chiesto negli accompagnamenti che facciamo perché molte volte nelle strutture, nel convegno delle strutture di accoglienza, però spesso ci chiedono queste strutture di accoglienza di poterli diciamo portare a fare alcune attività sul territorio. E allora sì, alcune volte ci chiedono di vedere il mare perché è qualcosa che è l'odore del mare, che è una cosa che ad alcuni è rimasta piuttosto impressa, oppure molte volte sono donne con bambini e quindi il bambino spesso ovviamente si chiude dietro magari un tablet, dietro un'attività che cerca un cerchio.
in un certo senso di isolare da quel contesto di difficoltà, a queste persone a volte abbiamo dato la possibilità di poterli integrare in attività che noi facciamo, ad esempio all'Oratorio dei Salesiani. Noi abbiamo un'attività di bagni e docce all'Oratorio dei Salesiani di via Teatro Male, di Teatro Greco, dove ci sono dei bambini che fanno attività istituzionali. Allora abbiamo cercato di portare questi bambini all'interno di questa comunità, e allora lì ogni volta che diamo la possibilità a queste mamme di poter accompagnare i figli in questa struttura, gli si apre, diciamo così, si vede proprio la gioia negli occhi, perché il bambino si integra con altri bambini e loro trovano una dimensione diversa. Quindi sono piccole storie di vita quotidiana che fanno capire la complessa attività che si hanno, non solo di dare una risposta immediata, che è quella dell'alloggio, ma poi il rapporto più complicato, che è quello del supporto psicologico, che ovviamente va fatto in tempi e modi diversi e più particolari. E poi diciamo che quando non è Maometto che va alla montagna, è anche la montagna che va da Maometto, perché infatti Croce Rossa, oltre ad accogliere i rifugiati, è stata anche in prima linea per mandare in Ucraina quelli che sono i beni di prima necessità. Ecco, quali sono le altre attività che come comitato state seguendo e state portando avanti? Sì, come ha detto benissimo, il Movimento Internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa è da più momento sul territorio, anche grazie alla Croce Rossa Ucraina. La situazione lì è molto difficile, avete visto, perché fondamentalmente non ci sono dei veri e propri canali umanitari. Come Croce Rossa abbiamo fatto due interventi importanti per poter trasportare le persone fragili da questi scenari, sia all'interno dell'Ucraina che anche nei stati vicino in Italia. Proprio in questi giorni il secondo contingente di Croce Rossa, più di 100 mezzi con 80 persone disabili o soggetti, come dicevo poc'anzi, con diverse criticità, sono stati portati nel territorio italiano e distribuiti o nelle strutture di Croce Rossa o nelle strutture del terzo settore. Quindi il nostro impegno continua anche la raccolta fondi, e prego appunto ognuno di voi sempre di poter fare questa donazione, che è diciamo la possibilità più concreta di essere vicino alle persone e alle loro esigenze, perché lì il problema è la logistica. Abbiamo visto benissimo, il problema è che non essendoci canali umanitari sicuri, non solo non si dà la possibilità alle persone di uscire, ma non si dà neanche a noi di poter entrare con tranquillità. Quindi lo dico proprio questo, la raccolta fondi ci permette di poter comprare il logo magari delle situazioni e delle possibilità oggettive che possono rispondere a delle esigenze particolari, che ovviamente vengono studiate volta a volta sul campo. E quindi abbiamo fatto diverse attività importanti, quella attuata con Massimo Bellini, questa raccolta fondi che è andata piuttosto bene, e continuiamo ancora a sensibilizzare tutti quanti nella donazione fondi, perché speriamo di poter dare risposte qualificate in base a delle esigenze mirate che però di volta in volta si scoprono sul territorio. Presidente, un'ultima domanda invece in termini di risorse umane: se chi ci sta ascoltando, in questo caso un siciliano o meglio ancora un catanese, visto che si parla di Croce Rossa Catania, volesse diventare un volontario, come è possibile farlo? È semplicissimo, anzi grazie alla domanda, perché abbiamo sempre bisogno di nuove forze per poter dare un contributo qualificato alle tante emergenze che abbiamo ucraine, ma anche sul territorio. E basta appunto quel grosso sito www.gaia.cri.it, lì si compila un modulo, e in questo modulo, con nome, cognome e posta di indirizzo elettronica, il primo corso utile sul territorio di residenza, che è il comitato di Catania, ma comunque qualunque comitato attivo, arriverà una mail in cui si chiederà al candidato aspirante volontario di iscriversi al primo corso utile. Si fa questo corso di formazione che dura un mese. Perché comunque per portare questo emblema bisogna avere la storia di questo emblema. Ci sono dei principi piuttosto importanti, quello dell'imparzialità, della neutralità, che devono vivere col volontario di Croce Rossa. Quindi per questo è un corso che poi vedrà alla fine anche un piccolo esame
per capire effettivamente se i principi che sono stati spiegati, diciamo, durante il corso sono stati veramente recepiti dal futuro volontario. Superato questo corso, con questo esame finale, diventi volontario di Croce Rossa e sul territorio, ti sporcherai le mani, dico sempre questo, perché la cosa importante di Croce Rossa è quello che proprio li metti vicino alle esigenze e cerchi di dare risposte concrete. Ecco, sul territorio catanese, se su Catania o comunque in qualunque altro posto, per dare le risposte qualificata alle tante esigenze che viviamo ogni giorno. Ecco, queste parole io ringrazio il presidente di Croce Rossa Italiana, Stefano Principato, grazie appunto per tutto quello che state facendo in questi giorni, che sono certo continuerete a fare, non solo per i cittadini catanesi in questo caso, ma anche per chi sta vivendo situazioni di maggiori difficoltà. Presidente, io la ringrazio, un grosso in bocca al lupo. Ringrazio lei, ringrazio la vostra redazione che ci dà la possibilità sempre di poter divulgare le necessità, come in questo caso, dell'emergenza ucraina.